quest'anno ci stanno supportando anche in quello che è il progetto artistico, perché oltre al abbiamo voluto far sì che la festa del limone, la Limone in Festa, fosse caratterizzata anche da una musica particolare che caratterizzasse la serata, le serate, e infatti per questo abbiamo puntato su musica partenopea, su musica popolare che ben si abbina con quello che è un prodotto agricolo locale che contraddistingue una comunità come accade a Massabrense. Gli ospiti che si sono succeduti negli anni sono noti a tutti e questa sera abbiamo il piacere di avere Eugenio Bennato che oltre ad esibirsi è il direttore artistico dell'intera rassegna. Scusateci se vi abbiamo fatto qualche spostamento, vi abbiamo fatto fare qualche spostamento con la sedia, però il direttore artistico quando ha guardato la piazza ha ritenuto che fosse meglio che le persone fossero sedute fino a un certo punto e si lasciasse lo spazio necessario per chi desidera ballare. Quindi questo è anche un invito che formulo a tutti i presenti, chi vuole. Questa sera è la serata della danza, della felicità, della condivisione, come diceva il presidente della Coldiretti. Quindi c'è spazio a sufficienza affinché tutti insieme possiamo condividere questo momento di festa e possiamo celebrare questo prodotto agricolo che mi fa piacere ripetere. Il prodotto è il limone che, la cui produzione a Massalubrense ricopre l'80% della produzione dell'intera penisola sorrentina. Quindi, per questo meritiamo forse un applauso tutti noi, ma soprattutto chi si dedica alla coltivazione di quello che viene definito proprio un oro, l'oro giallo, il limone, limone di Sorrento, però questa sera dobbiamo dire limone di Massalubrense. Un ringraziamento anche a chi ha permesso la chiusura della piazza, al comando dei vigili urbani che con tanta pazienza ci seguono nelle varie manifestazioni estive che facciamo e soprattutto quando c'è la chiusura della piazza che crea, questo sappiamo, qualche problema logistico, quindi li ringrazio e vi auguro una bellissima serata questa sera e anche domani sera. Buon proseguo a tutti. Passo la parola. Grazie. Allora, io quest'anno ho fatto qualcosina in più, ma diciamo per me. Da 6 mesi ho incominciato ad incontrare Coldiretti e Proloco, affinché questa manifestazione di questa sera fosse veramente dedicata a quello che è il nostro frutto tradizionale, il limone. Questo non perché mi voglia attribuire un merito, assolutamente, però ho voluto seguire da vicino quello che era l'organizzazione di serate di questo tipo, di eventi di questo tipo. E devo dire con veramente soddisfazione e con lo spirito di dover ringraziare queste persone, ringraziare il presidente della Coldiretti, ringraziare il presidente della Proloco, ma i nostri produttori di limoni, la Solagri, la Costiera e i singoli produttori di limoni che ci hanno omaggiato, perché possiamo dire omaggiato, di quello che è il nostro frutto di questa meravigliosa terra. Poi c'è tutto un insieme di cose, realizzare eventi di questo tipo che portano qua forse, non lo so, 1000 persone con un tour del gusto eccezionale, perché abbiamo delle strutture che si sono messe a disposizione perché queste serate fossero di un certo livello. È ovvio che poi tutto questo va anche ringraziato, ma ringraziare qualcuno poi significa riscordarsi degli altri. Il nostro comando di polizia municipale, il comune di Sorrento che in questo ci aiuta con il comando di polizia municipale di Sorrento che ci permette una chiusura di questo tipo. Noi ci auguriamo che fosse l'ultimo anno per cui si crea un disagio nel chiudere questa piazza. Io ho detto già l'anno scorso, di questo sono stato smentito purtroppo e ne faccio colpa a me stesso, non ci siamo riusciti quest'anno. Per l'anno prossimo, pure per quella che potrà essere una nuova amministrazione, questa piazza, se verrà chiusa, non creerà nessun tipo di problema perché avremo la realizzazione della predella. È vero, io accuso e mi faccio mea culpa, certamente non può essere attribuito a negligenze, però certe cose purtroppo la burocrazia è di una certa
rilevanza, e quindi purtroppo non ci siamo riusciti. Ci auguriamo e siamo certi che per l'anno prossimo non creeremo nessun altro disordine che può creare la chiusura di questa piazza. Quindi il ringraziamento veramente a tutti. E però chi sta facendo questo giro del tour, una fermata vicino a quel banchetto dove c'è la raccolta di una busta di limoni DOC Massesi con un'offerta, è d'obbligo, perché quello che noi facciamo questa sera, noi tutti insieme faremo questa sera, sarà devoluto al centro più importante che abbiamo nella nostra regione, che è il Santo Bono Posillipo. È una struttura che noi abbiamo avuto modo di vedere, di starci, e vi dico veramente, abbiamo anche all'interno delle professionalità di un rilievo veramente eccezionale, con una predisposizione a fare di tutto e di più per quelli che possono essere dei bambini che hanno avuto qualche problema. E non a caso l'altro ieri abbiamo avuto un problema proprio sul territorio. Oggi questo bambino è ricoverato a Santo Bono. Ci auguriamo che questo bambino straniero che era sul nostro territorio per vacanza possa risolvere questo problema che si è avuto, insieme a lui tanti altri bambini. Ha avuto assicurazioni già ieri sera che domani ci saranno qua i direttori sia della Posillipon che sia del Santo Bono, e la dottoressa Minicucci mi ha assicurato la sua presenza anche domani sera per una sorta di ringraziamento a noi che riusciremo a fare qualcosa per questo istituto meraviglioso. Io non devo fare altro che ringraziare veramente tutti per quello che avete fatto, non in questi ultimi 2 o 3 giorni, ma in questi 6 mesi, perché organizzare tutto questo significa tempo, lavoro e predisposizione ad essere disponibili. Quindi grazie veramente a voi. E grazie al sindaco, al vice sindaco, al presidente della Coldiretti e alla rappresentante della Proloco Massa Lubrense. Visto che c'è stata una lunga introduzione doverosa, farò una brevissima introduzione dello spettacolo. Salutiamo con un applauso l'ente promotore e gli enti organizzatori. Come tutti sapete, questa sera ci sarà un evento unico per la penisola sorrentina. Noi siamo veramente orgogliosi di aver avuto la benevolenza di Eugenio Bennato, che ha diretto, che ha la direzione artistica di questa notte della musica popolare. Una qualche breve notizia, anche se non ce n'è bisogno, ve la voglio leggere. Tamurriate, pizziche, tarantelle, suoni e contaminazioni sotto l'attenta guida di Eugenio Bennato, massimo esponente da oltre 40 anni nella ricerca, rinnovo, innovazione e rilancio delle tradizioni musicali del Sud Italia. Già fondatore e membro storico della nuova compagnia di canto popolare e di musica nova, creatore intorno agli anni 2000 del progetto Taranta Power, che è un movimento culturale che ha dato nuovo slancio e vitalità a livello nazionale e internazionale ai canti, ritmi e balli del Sud Italia. Signor Eugenio Bennato ha selezionato i gruppi che si succederanno qui sul palco, apriranno la serata Le Sette Bocche, che sono un gruppo di musica popolare, vengono dal Salernitano, avranno un sound, un